Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Riqualificazione dell'offerta ospedaliera e totale messa in sicurezza per partorienti e bambini. La sanità regionale conosce oggi una vera e propria rivoluzione con l'attivazione sul territorio del percorso STAM, trasporto assistito materno-infantile, e STEN, trasporto assistito neonatale, elementi centrali del nuovo percorso nascita. E la posizione dell'amministrazione regionale esposta oggi in conferenza stampa. Si parte dalla provincia di Chieti, la più importante in termini numerici, con i suoi 4.000 nuovi nati rispetto ai 10.300 che ogni anno ci sono in Abruzzo. Si partirà domani, 1 settembre, in coincidenza con l'interruzione di nuovi trattamenti e ricoveri presso il reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Ortona. L'assessore Paolucci ha anticipato che a seguire sarà la volta della ASL di Pescara il 1 novembre e di quella di Teramo il 15 novembre. Se proprio ci tengono alla sicurezza del punto nascite di Sulmona, basterebbe spostarci dall'ala che ha subito danni per il terremoto e darci più personale, invece che allungare i tempi di percorrenza per le partorienti con un costosissimo elisoccorso. Lo afferma al quotidiano online Abruzzo Web Berta Gambina, capo ostetrica del punto nascita di Sulmona, uno dei quattro abruzzesi destinati alla soppressione assieme a quello di Ortona, che chiuderà i battenti proprio appunto domani, Atri e Penne, con chiusure previste rispettivamente il 31 ottobre e il 15 novembre. Cambiamo argomento. Il gioco d'azzardo è una dipendenza ufficialmente riconosciuta dalla comunità psichiatrica, ma viene combattuta in maniera molto meno incisiva rispetto alle altre dipendenze tipo droghe o sigarette. Tanti casi di famiglie a rischio povertà proprio per il vizio del gioco in Abruzzo, ma soprattutto a Montesilvano. E il grido d'allarme lanciato da Donato Fioriti, componente della direzione nazionale dell'Associazione Consumatori Contribuenti Italiani, che ne è presidente per l'Abruzzo. A Montesilvano si va ormai consolidando il fenomeno ludopatico, spiega Fioriti, soprattutto in relazione al gioco del bingo e all'utilizzo delle slot di videopoker. L'85% dei giocatori appare in stato di povertà, un dato che stride con le giocate effettuate settimanalmente dai poveri possidenti o ricchi nullatenenti, confrontato con le dichiarazioni dei redditi presentate e i dati rilevabili con il redditometro. Gli uffici postali di Chieti Centro in via Spaventa e Chieti Stazione in via Pescara tornano da oggi disponibili secondo il consueto orario di apertura. Dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. Con orario di apertura continuato sarà regolarmente operativo anche l'ufficio di Chieti 1 in via Guido Albanese. Da oggi tornano disponibili nel consueto orario 8.20, 13.35 e il sabato fino alle 12.35 anche gli uffici postali di Chieti 7 in Viale Unità d'Italia, Chieti 8 in Via Giuseppe Verdi e Chieti 9 in Via Ramiro Ortiz, che non sono stati operativi nella giornata di sabato 29 agosto. Ritorno alla normalità previsto in questi giorni anche nel pescarese. Sullo sfratto degli abusivi dalle case popolari, la giunta Alessandrini ha fatto ripiombare Pescara all'anno zero.
in 14 mesi di governo della città, sindaco e assessore delegato non sono stati capaci di sgombrare un solo soggetto occupante senza titolo. Oggi l'assessore Sulpizio annuncia con toni trionfalistici il pugno duro contro chi occupa le case popolari senza alcun diritto. Fossi lui abbasserei i toni, visto che oltre a limitarsi a copiare, male e tardi, il metodo inaugurato dall'assessore del Trecco, dovrebbe ringraziare il centrodestra e il sottoscritto se dispone di un tesoretto utile allo scopo. Lo afferma Lorenzo Sospiri di Forza Italia intervenendo sulla questione degli alloggi popolari a Pescara. Il mercatino africano dell'area di risulta non sgomberato nonostante l'ordinanza e i proclami della giunta comunale. Questa è la polemica al centro della protesta del gruppo di estrema destra Forza Nuova che ieri mattina è sceso in strada per manifestare. Una protesta inizialmente prevista nel piazzale del terminal bus a pochi passi dal mercatino appunto africano, poi spostata sul piazzale della Madonnina del Porto per motivi di ordine pubblico. Ieri mattina però, stanchi di 2 anni di ghettizzazione da parte delle forze dell'ordine, così ha detto il coordinatore regionale Marco Forconi, una 50ina di aderenti al movimento Forza Nuova ha preso la direzione, ha deciso appunto di rompere gli indugi, questo racconta Forconi, e improvvisare un corteo silenzioso ed inquadrato dal Ponte del Mare fino a Corso Vittorio Emanuele, sotto il comune di Pescara. La giunta regionale ha finalmente approvato il progetto per il completamento dei lavori nel distretto sanitario di Montesilvano. Ciò significa che già in settimana potremo riattivare il cantiere. Lo annuncia l'assessore comunale ai lavori pubblici Cozzi. Il progetto, presentato a maggio scorso dal comune di Montesilvano, consisteva nel riutilizzo del ribasso, che ammonta a 127.000 euro per completare gli interventi della parte interna del distretto. Ora che l'atto è divenuto ufficiale, prosegue Cozzi, possiamo ripartire con i lavori che si concluderanno entro 40 giorni dalla riattivazione del cantiere. Il distretto verrà quindi riconsegnato alla ASL, che dovrà concludere la parte di sua competenza. 8 partecipanti abruzzesi, tra cui un ipovedente, hanno preso parte il 22 agosto al primo corso di pesca a mosca per persone con disabilità organizzato dalla SIM in collaborazione con la Ollus Caccia Grossa. Nell'ambito del progetto transnazionale Transumanze, presentato dal Gala Abruzzo Italico Alto Sangro, è stato infatti avviato un programma di inclusione sociale e conoscenza delle meraviglie dell'ambiente fluviale, dei pesci e degli insetti che lo abitano, rivolto sia ai bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni, sia a persone con disabilità anche motorie. Il vino, su cui la Regione Abruzzo punta come passaporto per la conquista di fette di mercato sempre più vaste, si presenterà domani al Padiglione Italia di Expo con l'evento Vini Abruzzesi fra tradizione e innovazione sempre più protagonisti dei mercati internazionali. Ci saranno 105 cantine e un parterre di ospiti tra i guru dell'enogastronomia italiana. Il vino abruzzese, con tutte le sue tipicità, i suoi sapori e la sua tradizione, è forte di un peso internazionale già oggi quantificabile in circa 131 milioni di euro di valore dell'export di settore. E siamo allo sport. In tutta la giornata di oggi, ai Giochi del Mediterraneo sulla spiaggia di Pescara 2015, proseguono le partite di qualificazione per le squadre maschili e femminili di beach handball, cioè pallamano sulla spiaggia all'Arena del Mare, alle quali dalle 16 si è aggiunto il beach tennis allo Stadio del Mare con le semifinali di doppio misto, femminile e maschile, protagonista l'Italia. E trionfo italiano nelle acque di Pescara, nella 5 km team event, gara a squadre, l'Italia è padrona assoluta, conquistando una doppietta davvero splendida. La medaglia d'oro è per la squadra formata da Dario Varani, Andrea Bianchi e Arianna Bridi, che tagliano il traguardo con il tempo di 56 minuti, 50 secondi e 2 decimi.
argento all'altro team azzurro formato da Andrea Manzi, Barbara Pozzebon e Giulia Gabrielleschi, che chiudono a 58 minuti 6 secondi e mezzo. Nel medagliere la Francia è al primo posto con 9 medaglie d'oro, 3 d'argento e 3 di bronzo, davanti all'Italia che ha 8 ori, 6 argenti e 5 bronzi, e alla Grecia terza con 2 ori, 4 argenti e 6 bronzi. Ricorso del Teramo Calcio al Collegio di Garanzia del CONI con un comunicato a firma dell'avvocato Cerulli Relli, entrato in appello nel Collegio Difensivo del presidente Luciano Campitelli, la società lo ha annunciato. La sentenza della Corte Federale d'Appello è profondamente ingiusta, laddove conferma il coinvolgimento del presidente Luciano Campitelli nell'illecito sportivo e perciò la responsabilità diretta della società, scrive Cerulli. Anche quest'anno l'anno pastorale dell'Arcidiocesi di Pescara Penne si apre con il convegno diocesano. Si comincia il 4 settembre per poi proseguire nell'intera giornata del 5 e nella mattinata del 6 all'Oasi dello Spirito di Montesilvano. Tema in Gesù Cristo il nuovo umanesimo, lo stesso cioè del convegno nazionale ecclesiale di Firenze, ma anche l'esortazione apostolica di Papa Francesco, Evangelii Gaudium. E siamo al meteo. Stasera su Pescara e provincia si prevede cielo sereno con temperature da 25 a 27 gradi e venti deboli. Domani si prevede cielo sereno con temperature da 24 a 31 gradi e venti deboli. Il mare è previsto calmo sia stasera che domani. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, grazie per averci seguito e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.